autorità civili, religiose che sono intervenute. Un saluto particolare all'onorevole Topo e vi spiego anche il perché. Il sindaco di Villaricca, Maria Rosaria Punzo, vieni un po' vicino a me, sindaco, vieni. Il sindaco di Villaricca, che noi collaboriamo molto ma molto insieme, quindi i due comuni per lo sviluppo della comunità. Un grazie alla preside. Un grazie alla dirigente scolastica suora Antonella dell'Istituto Sacro Cuore, al comandante nostro di stazione dei Carabinieri Firetto, al comandante dei Vigili Urbani Marchesano, da un po' a tutti, ma un grazie particolare lo dobbiamo alla mia squadra, ai consiglieri, agli assessori, a coloro che in effetti lavorano e che danno la possibilità a tutti di utilizzare questo spazio. Questo spazio che cos'è? Tante polemiche, tante situazioni, facciamo chiarezza, vi tengo solo 3 minuti. Questo nasce nel 2009 con l'impegno dell'onorevole Topo, allora provincia, che finanzia 500.000 euro al comune di Calvizzano. Finanziando questi soldi, l'amministrazione a tempo si impegna affinché poi per approvare il progetto definitivo. Nel tempo questo terreno, che a tempo doveva costare, con diciamo così i costi che erano stati previsti, sui 250.000 euro, invece è costato questo terreno circa 1 milione di euro. È costato 1 milione di euro perché c'è stata una sentenza da parte dei giudici che l'hanno valutata in quel modo. E quindi di conseguenza le sentenze si ottemperano. Noi però abbiamo fatto un accordo con i proprietari e siamo riusciti a prendere anche questo appezzamento di terreno nella transazione, dove qua verrà il parcheggio per le auto. Quindi voglio dire, è un impegno che questa amministrazione si è messa. Ma che cosa è successo nel frattempo? Il 2013 sono stato eletto. Nel momento che siamo andati a vedere gli atti, c'era un passaggio tra la provincia e la città metropolitana, laddove non erano stati portati a residui queste somme. Quindi ci trovavamo senza fondi perché non c'erano più i 500.000 euro. Ecco che sul percorso l'amministrazione incontra il consigliere delegato della città metropolitana Marrazzo, l'avvocato Marrazzo, che porta avanti quello che l'onorevole Topo aveva iniziato. Quindi che bello questi rappresentanti, perché l'avvocato Marrazzo è un consigliere del comune di Qualiano, l'onorevole Topo Villaricca, ma rappresentano tutti quanti per lavorare per la comunità, per lavorare per Calvizzano, che noi ringraziamo sia all'uno che all'altro.